Questo genere di situazioni oserei dire che quasi fisiologicamente si innescano più delle volte per motivi assolutamente risibili. L'omicidio di Luigi Berlingeri, il cinquantenne di etnia rom, ucciso a colpi di fucile in pieno volto durante una lite all'interno dell'accampamento di Scordovillo a Lamezia Terme, riapre una delle questioni più spinose per la città. In quel pugno di baracche e container vivono, nel degrado più totale, in condizioni igienico-sanitarie al limite e in gravi condizioni di inquinamento ambientale, in più di 500. Un ghetto all'interno di Lamezia, isolato e protetto da alte mura di cinta, snodo di traffici e delinquenza, ma anche un bacino di sofferenza e dolore. C'è un'attenzione per quanto ci riguarda da parte della Procura della Repubblica per ciò che attiene al profilo ovviamente criminale e giudiziario. La prospettiva della problematica è sicuramente più ampia, va inquadrata in quella che è appunto una criticità che deve essere risolta dalla politica e dall'amministrazione della città. Dal 1982, anno della sua costruzione in via emergenziale, il campo è cresciuto famelicamente, diventando quello più grande del sud Italia. Nel 2011, l'ordinanza di sgombero della procura, a cui hanno fatto seguito pochi trasferimenti e spesso mal gestiti, tanto da creare altri piccoli ghetti. E se il degrado genera degrado, la comunità si stringe attorno a sé, un corpo granitico difficile da La penetrare. comunità rom, per cultura, ha proprio una sorta di diktat che impedisce loro di collaborare con le forze di polizia. Tiziana Bagnato per la CNews Anche 24. per